Ciao a tutti, benvenuti e bentornati in un mio nuovo video. Oggi, su gentile richiesta di Simona Mir, proverò a fare un Get Ready With Me utilizzando Marrakesh. Dopo le correzioni, vado a mettere un sottile strato di cipria. A questo punto, avvio di fare la base. Tolgo lo scrub e metto un po' di lip balm. Il lip balm che utilizzo, ne ho vari, ma in questo momento, che lascio questa stanza dei trucchi, è questo qui della Revolution, che ha una grandissima profumazione di cocco e anche il sapore. E adesso arriviamo al momento più atteso per me, forse anche per voi, del video, che è il trucco occhi, il make-up occhi, con la palette di Marrakesh. La proverò per la prima volta con voi e l'unica cosa che ho fatto è stato forse qualche swatch. Quindi per fare questo andrò ad utilizzare oggi un primer occhi. Un nuovo prime, nuovo per me, perché non è nuovo, che è questo di Essence, perché ho finito, diciamo, quello che utilizzavo di solito e con cui mi trovavo benissimo, e sto cercando di trovarne un altro con cui mi trovo bene, quindi oggi vado a provare questo. Voi che primer occhi utilizzate? Se ne avete uno da consigliarmi, accetto volentieri tutti i vostri consigli. Le caratteristiche che cerco in un primer occhi sono ovviamente di dare lunga durata al make-up occhi, ma in più io ho la palpebra oleosa, quindi mi servirebbe un primer che si autosetti e che mantenga, bada, l'oleosità della mia palpebra. Questo mi sembra, in questo momento, questa è una first impression, in questo momento mi sembra al tatto un potenziale mio favorito, ma questo lo possiamo dire col tempo, cioè si potrà vedere nel tempo, ecco. Sì, mi piace, è omogeneo. Avevo provato, non mi ricordo in quale video, forse nell'ultimo, quello della Revolution, trovato in un calendario dell'avvento, ma sì, si autosetta, se non ricordo male, sì, si autosettava, però diciamo nell'applicazione non risultava poi omogeneo sull'occhio, invece questo mi sembra che sia omogeneo. Ho una buona impressione al momento, vedremo usandolo se può andare bene. Quindi il colore di transizione che vado ad utilizzare è questo qui. Sì, direi che cambio pennello, perché proviamo questo. Allora, rispetto alla cialda risulta leggermente più sul bordeaux, mentre dalla cialda sì, c'è in effetti un po' di bordeaux, sì, c'è. Quindi aggiungerò un po' di questo. Già, così. Sembra che abbia una buona scrivenza e una buona sfumabilità, cioè non devo riprendere il colore molte volte, ecco, quindi si riesce ad ottenere un buon risultato, si sfumano bene insieme, quindi
in questo momento ho una buona impressione. Adesso diciamo nell'angolo esterno dell'occhio, no, 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 su tutta la palpebra vado a mettere questo colore. Comunque si vede. Poi ovviamente se voglio accentuare di più il colore vado invece che a sfumare a picchiettare. Però in questo momento è una prova, quindi vediamo sfumando se si perde o se resta. Mi piace, scrivono, scrivono. Mi piace il colore, mi piace la sfumabilità. A parte il fatto che io adoro Essence, ho visto che man mano va a migliorarsi sempre di più con i prodotti, ovviamente per come funzionano su di me. Ok, adesso facciamo una pazzia, ci piace il rischio, e andiamo a prendere il nero per metterlo proprio qui all'angolo esterno e per intensificare tutto. E incrociamo le dita per il fallout. Comunque in cialda, come potete vedere, bordeaux, diciamo i colori che ho già preso, questo, questo, non hanno spolverato e neanche, no, non c'è stato fallout. Allora, per evitare di rovinare tutto ora, io andrò a picchiettarlo il nero prima di farlo arrivare su tutta la base. Comunque nero nero perché ho leggermente sfiorato la cialda col pennello e questo è il risultato. Adesso sono molto 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 curiosa di provare questo, che come vedete ho sbocciato, l'ho già sbocciato, non adesso ma adesso lo sboccio con voi. Ecco, è duocromo. Questo diciamo è lo swatch, vediamo ora sull'occhio come si comporta, ci sono varie sfumature, ecco, rosa, argento. No, sull'occhio è meraviglioso, è ancora meglio. Ancora meglio dello swatch sulla mano. È veramente molto bello questo colore. Ecco, questo fa un po' di fallout? No, non mi sembra. Ci sono varie sfumature, dal fucsia con delle pearlescenze argentate. È bello, è veramente bello. Vi saprò dire la tenuta. Io non sto applicando color per glitter, anche se sembra che c'è qualche micro glitter. Sembra esserci qualche micro glitter. Sì, qui. È un po' di fallout, lo fa. Leggermente, ma lo fa. Quindi,
Se voi preferite, diciamo fate attenzione nell'applicazione, io preferisco avere la base sempre, quindi faccio attenzione nell'applicazione, picchietto, cerco di non farla e poi se c'è fallout cerco di correggere e recuperare dopo. Voglio provare nell'angolo interno dell'occhio, sto sbocciando questo qui. Non so se si vede forse poco, eccolo qui, è questo. È una sorta di lilla rosa, molto chiaro. Gli shimmer, un leggero fallout lo fanno, quindi bisogna fare un po' di attenzione. Come potete vedere ci sono anche, cioè, dei dettagli che sono molto particolari, tipo questo. Non so se riuscite a vederlo, è anche questo del cammello, è bellissimo. Voglio mettere questo qui, sotto l'arcata sopraccigliare. E poi io in genere faccio un'altra operazione perché non mi piace molto lo stacco, quindi sfumo quella specie di linea che si crea con la cipria. Vado a mettere l'eyeliner, il mascara. L'eyeliner lo metterò nella rima interna superiore. E vado a mettere il mascara e poi ci ritroviamo qui per le considerazioni finali. Eccoci qui, quindi come ho terminato il mio make-up, ho messo l'eyeliner nella rima interna superiore dell'occhio e ho utilizzato questo della Focalure che è in setole. Ha un tratto, cioè una punta veramente veramente sottile, rilascia la giusta quantità di prodotto, non si secca se no alla fine, se non quando finisce non ce n'è più. Una volta asciugato resta lì, non si sposta, potete sudare, piangere io non ve lo auguro, però dico qualunque cosa. Sì, certo, poi lavando la faccia col detergente si toglie, ma bisogna insaponare bene. Ecco, quindi io adoro questo eyeliner. Poi ho utilizzato il mascara. Allora, io ho le ciglia di quest'occhio che vanno dritte, sono dritte. Queste vanno all'insù, queste vanno dritte. Quindi su quest'occhio ho utilizzato il piegaciglia e poi come mascara ho utilizzato questo di Kiko. Che ormai è finito praticamente, restano pochissime tracce, ma di questo io utilizzo solamente un lato che è quello volumizzante, questo qui, perché questo ha il doppio applicatore, questo a banana, ma non l'ho mai utilizzato perché se non ricordo male la prima volta che l'ho fatto, allora le mie sono le mie ciglia, nel senso su di me che ho le ciglia che tendenzialmente vanno a raggrupparsi, ad attaccarsi, non l'ho mai utilizzato. Ho utilizzato questo scovolino che le volumizza e
le separa anche. Quindi ho utilizzato questo mascara e ho utilizzato anche questo mascara di Catrice. È quello che io uso solitamente. Prima vado con questo, poi vado con questo semplicemente sulle punte, cercando di separarle bene e poi ritorno a mettere questo. Quindi praticamente una giornata. Sulle labbra ho messo semplicemente un lucidalabbra colorato, che è quello di Essence, è questo qui, che adoro, adoro. Nonostante sia un lucidalabbra, rende comunque le labbra morbide, come un lip balm. È una via di mezzo tra un lucidalabbra e un lip balm. In genere metto anche il fix spray, lo spray fissante per mantenere il make-up, e quello che utilizzo è questo qui della NYX. Quello che utilizzo attualmente è questo. No, questa è la seconda bottiglietta. Quello che sto utilizzando, diciamo, in questo periodo, ecco, in questo periodo è questo della NYX, ma ho utilizzato anche quello della Essence. Allora, le mie considerazioni finali su questa palette sono ottime. Non ho trovato niente di negativo. I colori sono molto belli, se vi piacciono questi colori, poi li faccio rivedere. I colori sono molto belli. Il pack è, secondo me, è meraviglioso, cioè io mi faccio comprare dai pack, quindi ho visto il pack ancora prima di sapere i colori, ho detto è mia. Allora, hanno un'ottima scrivenza i colori, si sfumano bene tra di loro, non fanno macchia, si fondono bene tra di loro, fa praticamente, no, 0 fallout, no, non sarebbe la verità, da 1 a 10 fallout, 1 e mezzo. Ok, però solo gli shimmer, in cialda niente. Questo è quello che avete visto, già man mano prendevo, non c'è stato fallout, leggermente gli shimmer un po' nello sfumare, mentre richiettando no. Forse anche perché ho esagerato con la quantità la prima volta, pensavo onestamente, non mi ero fidata. E ho sbagliato, perché ne basta veramente, basta prendere poco colore. E c'è, si vede, resta, questo è il risultato. Ho utilizzato questo e questo nell'angolo interno, questo sotto l'arcata sopraccigliare, questo. Quindi alla fine 1, 2, 3, 4, ho cercato di utilizzare più colori che potevo. Fatemi sapere giù nei commenti se anche voi avete acquistato Marrakesh di Essence, se avete utilizzato già la palette, come vi siete trovati, quali colori magari preferite. Io vi ringrazio per aver guardato il video e se vi è piaciuto lasciate un like, se vi va iscrivetevi al canale, se vi va guardate il prossimo video. Ah sì, ecco, se l'ultimo step finale, se dovessi uscire. E veramente io i miei capelli non li so conciare, quindi se dovessi uscire, a parte il fatto che magari sistemando qualcosina potrei anche uscire così, ma se dovessi uscire, se decidessi di sciogliere i capelli, toglierei qui tutto l'ambaradan e diciamo l'unica cosa che andrei a fare ai miei capelli è questo, così, ma non esco, vado di là, lavo i piatti, un bacione, presto così. Ci vediamo domenica. Ciao!